Non fatevi scoraggiare dalla mia barba incolta, neppure dai miei modi che possono apparire un po' duri. È il mare che alla fine rende tutti un po' salati. Dai, salite a bordo. Ci dirigiamo verso l'avamposto Plunder. Nel frattempo, poggiate lì le vostre armi. E dal momento che questo è il mio turno di guardia, e c'è ancora molto da viaggiare, invece di lavorare, vi racconterò una nuova storia proveniente dai mari di Surtees. Mettetevi pure comodi. E benvenuti alla cabina del capitano. Oggi vorrei parlarvi di Molly, una giovane commerciante con grandi ambizioni, nonché la miglior mercante di Sea of Thieves. Molly riesce a scalare rapidamente i ranghi e si guadagna abbastanza reputazione all'interno della marina, tanto da ricevere il compito di portare una flotta di navi nel mare di Sea of Thieves per ristabilirne il dominio. Ahimè, la flotta non riesce a passare attraverso il velo, e la nave di Molly riesce a malapena ad entrarci. Orde di pirati attaccano lei e la sua ciurma, costringendoli alla ritirata. Riescono a mettersi in salvo, però, solo lei e qualche membro della ciurma. Forse cinque, quelli più alti in grado. Grazie ad una misera scialuppa, con a bordo veramente pochissime risorse, riescono a raggiungere una piccola isola nelle vicinanze. Ma dopo aver trascorso una notte lì, la nostra povera Molly si ritrova da sola, abbandonata a se stessa, in un'isola di cui non conosceva nemmeno il nome, e soprattutto senza uno straccio di imbarcazione. Quei bastardi traditori l'avevano piantata lì, lasciandola senza nemmeno il pennacchio dell'ananas per nutrirsi. Per fortuna Molly non si lasciò sopraffare dalla paura, e dopo giorni riesce a convincere un gruppo di pirati che si trovava lì per passaggio a lasciarla salire a bordo. Purtroppo, in cambio, dovette regalargli l'unico oggetto di valore che aveva con sé: un orologio da taschino. Non voglio sbagliarmi, ma forse era completamente d'oro, persino le lancette, trovato per caso in un relitto vicino a Discovery Ridge. Dopo essere rimasta per un po' con i pirati, imparò subito a conoscere la vita in mare e tutti i suoi pericoli. Così, Molly impiegò la sua conoscenza ed esperienza, soprattutto come commerciante, per creare una forte alleanza, l'alleanza del mercante. Il suo intento era quello di spostare merci tra tutte le isole nei mari di Sea of Thieves, impiegando pirati come corrieri. Molly fu entusiasta di tutto quello che stava creando e si concentrò soprattutto sulla qualità del commercio. Solo i pirati migliori potevano trasportare la sua mercanzia. L'alleanza del mercante diventò talmente grande e talmente importante che ogni alleanza mercantile è gestita da un comitato ed ogni avamposto ha un suo delegato. Le decisioni vengono prese tutte all'interno di un'assemblea, con tanto di votazione. Pensate cosa è riuscita a fare questa donna con il suo coraggio e la sua grande ambizione. Senza dubbio, questa è una persona dalla quale prendere esempio. Mi piacerebbe tanto dilungarmi con voi, con la storia di Molly. Vorrei tanto raccontarvi come è andata a finire. Ma purtroppo siamo arrivati. Siamo arrivati all'avamposto Plunder. Guardate lì, un anziano marinaio della compagnia di commercio. Si sta preparando ad ormeggiare l'imbarcazione. Vediamo un po' cosa ha da raccontarci. Il suo viso porta chiaramente i segni di una vita in mezzo al mare.
tra solchi e cicatrici. Notevole! Si lavora anche di notte, vecchio mio. Beh, mia moglie parla nel sonno. Continua a pronunciare il nome del suo amante. 30 anni di matrimonio, Capitan Ananas. Mi sarei stancato anch'io di me. Per questo non me la prendo. E quindi mi sono recato prima al lavoro. Così, per lasciarli un po' soli. E poi... non vorrei ci restasse male a svegliarsi con me accanto. La sua risata è così contagiosa che non riesco a fare a meno di ridere. Certe notti nei mari di Syrtis sono davvero speciali. Buonanotte e scolla a tutti, pirati scalmanati.